se vogliamo un luogo di aggregazione virtuale con gli amici per parlare di un determinato argomento, oggi come oggi possiamo scegliere una bella pagina Facebook. Anzi, a proposito, sapevate già che ho una pagina Facebook anche io? Ve la lascio linkata sul doobly-doo ed in fondo al video. Su quella pagina pubblico delle curiosità sui video che devo realizzare per questo canale, o su degli argomenti di cui mi piacerebbe poter parlare con tutti voi. Ma torniamo all'argomento di oggi, anzi, visto che questa è operazione nostalgia, all'argomento di ieri, di uno ieri particolarmente remoto. Perché appunto, oggi come oggi possiamo scegliere una pagina Facebook, ma naturalmente non è stato sempre così. Prima di Facebook ci sono state le chat, e prima ancora delle chat c'è stato un servizio telematico che possiamo considerare a tutti gli effetti un po' come l'antenato di internet, della Wikipedia e dei social media. Sto parlando del Videotel. Il Videotel è arrivato in Italia nel 1985, cercando di seguire la fama ottenuta dal servizio Minitel in Francia, che era partito più o meno nella seconda metà del 1981. Il Videotel era un servizio telematico molto elementare. Veniva fornito il terminale Videotel. Il terminale era un apparato che integrava il monitor, la tastiera ed il modem, e attraverso una connessione telefonica a una velocità estremamente bassa con il protocollo V23, quindi a 1200/75, 1200 bit al secondo in ricezione, 75 bit al secondo in trasmissione, sì, ho detto 1200 bit, 1,2 kilobit. Le nostre connessioni attualmente arrivano anche a 1 gigabit al secondo attraverso fibra ottica, questa connessione andava a 1,2 kilobit, un milione di volte più lenta. Il sistema utilizzava testo in una modalità di 40 colonne per 24 righe, con un'impostazione piuttosto spartana. Erano a disposizione 7 colori, anche se in realtà, essendo moltissimi terminali in bianco e nero, si potevano considerare 7 livelli di grigio. Si utilizzava una metagrafica estremamente elementare, che consentiva di realizzare, generalmente con pochi colori disponibili e lavorando parecchio di veramente inventiva e fantasia, una modalità grafica di 80 punti per 60 all'incirca, quindi veramente molto molto basilare. Lo standard di invio delle informazioni sul terminale era uno standard CEPT, il profilo Prestel. Successivamente è arrivato il profilo Teletel, che consentiva una grafica leggerissimamente migliore, ma niente di che. Il terminale veniva noleggiato da SIP ad un costo di circa 7.000 lire al mese, e per accedere al servizio Videotel si faceva un altro abbonamento, che aveva un costo approssimativamente di 1.500 lire al mese. Una volta fatto questo abbonamento, veniva comunicata una password. Quando ci si collegava al sistema Videotel, quindi con il terminale, si componeva all'inizio il numero 165. Successivamente, quando arrivò anche la grafica Teletel, oltre alla grafica Prestel, furono separati il numero 1651 per la grafica Prestel e 1652 per la grafica Teletel. Successivamente ancora, poi, con una modalità di riconoscimento automatico delle capacità grafiche del terminale, ma sto divagando, la chiamata al 165 costava solo uno scatto telefonico, bisognava digitare la propria password. Questa password sarebbe servita perché l'addebito di tutti i servizi aggiuntivi consultati attraverso il Videotel sarebbero stati ricaricati sull'intestatario di quella password. Questo permetteva di poter utilizzare il terminale Videotel anche dalla seconda casa, anche in vacanza, anche dall'ufficio, eccetera. L'addebito avveniva secondo due differenti modalità. Vi erano delle pagine la cui consultazione veniva a costare 220 lire al minuto, indipendentemente dal numero delle pagine, oppure vi erano delle pagine che ogni volta che venivano caricate avevano un costo che era variabile da 0 lire fino a 9.900 lire a pagina. Naturalmente le pagine che venivano a effettuare un ricarico molto elevato, sopra le 3.000 lire a ricarico pagina, erano sottoposte a determinate condizioni. In particolar modo, le pagine che facevano un ricarico di 9.900 lire potevano ricaricare l'utente solo una singola volta per sessione. Ci fu un groviglio colossale per via di queste benedette password, anche perché nei primi anni 90 si riuscì a determinare qual era l'algoritmo in base al quale venivano calcolate le password. Moltissimi utenti cominciarono a utilizzare password non ancora assegnate. Il risultato fu che molti fornitori di servizio avanzavano un sacco di soldi, perché ogni volta che tu pagavi una pagina, una parte di quel pagamento era l'introito che andava al fornitore del servizio, ma SIP che si rifiutò di pagare, perché moltissime di queste connessioni avvenivano non
con un utente alle spalle, cioè le password non erano ancora assegnate. Successe un groviglio colossale che portò il videotel a trasformarsi in modalità chiosco. Si faceva una chiamata esclusivamente al numero 1652, la chiamata costava 220 lire al minuto, indipendentemente dal numero e dalla tipologia di pagine che avresti aperto. Questo in parte fu il motivo per il quale il servizio videotel cominciò a morire. La morte, naturalmente, del servizio videotel arrivò con la completa diffusione di internet all'interno delle case di tutti gli italiani. Il videotel è stato comunque un servizio molto interessante, perché tutto quello che adesso noi troviamo facilmente con Google, con Wikipedia, all'epoca non era molto facile da reperire, quindi le informazioni principali erano suddivise sulle pagine informative. Le pagine erano catalogate in un grosso indice, anche perché le pagine non avevano un indirizzo, avevano semplicemente un numero. Non so, per esempio, asterisco 1234 cancelletto. Sono stati programmi televisivi che hanno avuto le loro pagine videotel attraverso le quali era possibile interagire col programma stesso. Non so, per esempio, Mai Dire TV aveva una pagina videotel in cui permetteva alle persone di comunicare con la redazione, segnalare delle trasmissioni o dei canali televisivi e cose di questo genere. Una cosa che ebbe grande diffusione, soprattutto, sono state le chat, perché permettevano di mantenere gli utenti molto tempo collegati al sistema e, inoltre, funzionavano in ambito nazionale e c'erano dei locali, dei pub, in cui era possibile, pagando un costo orario, collegarsi alla chat nazionale attraverso il terminale video e chattare con altre persone all'interno di altri pub. Prima di concludere vorrei portare una piccola nota di colore. Il primo mood italiano, Necronomicon, nacque proprio sulla piattaforma Videotel. Ebbe questo tipo di sviluppo, poi successivamente è arrivato su internet, esiste ancora adesso questo mood, e in passato ho avuto anche modo di poterlo provare. Insomma, questo è stato il Videotel, il primo modo di portare la telematica all'interno delle case di tutti gli italiani, naturalmente soppiantato poi da internet. Voi lo conoscevate, ne avevate sentito parlare, l'avete mai utilizzato, avete avuto magari una pagina disponibile sul Videotel? Come sempre parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Io sono Grizzly, questa è l'Operazione Nostalgia, come sempre vi ricordo di fare pollice in alto, condividere questo vlog e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata! Prima di concludere e salutarvi, una piccolissima curiosità. Mi trovo in una via della periferia di Siracusa che si chiama Via dell'Acquedotto, e mi trovo qui apposta perché in una di queste case che ci sono qua intorno, non vi indico quale, prima di tutto per privacy, secondo perché è stato più di 25 anni fa e ignoro se la casa sia stata venduta, la messaggeria Videotel Sexy Cucciola girava su un 386 con Xenix in una di queste case. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!